Vittoria. Mio Dio, no, chi hai Vittoria. Fatto? Vittoria, Vittoria, chi hai fatto? Insomma, volete tenerla ferma, per favore? Vittoria. Vittoria, Vittoria, rispondete. Vittoria. Mio Dio. Vittoria. Mio Dio. Vittoria. Brava, brava, così Vittoria. Brava, così va bene. Così, ancora, ancora, coraggio. 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 Brava, Vittoria, brava. Ecco, così. È tutto finito. È tutto finito, Vittoria, così. Brava, state calma adesso, state calma, vi prego, Vittoria, state calma. Vi prego, Vittoria. È tutto finito. È tutto finito, va tutto bene. Ecco. Così. Oddio mio, guarisci la mia bambina, ti supplico. Mio figlio. Dottore, fate qualcosa per salvarla. Farò quello che posso, ma adesso per favore lasciatemi solo con lei. Su. Andiamo, Domenica. Purtroppo non possiamo fare niente. Usciamo. Domenica, vieni. Non avrei dovuto lasciarla da sola. La mia Maria si spaventerà se non mi vede. Maria ormai non vuole vederci, Domenica. E questa è la verità. Non fa nessuno sforzo per migliorare. Non vuole più vivere. Le ho perdute entrambe, lo so. Perché dite questo? Ed è tutta colpa mia, tutta colpa mia. Non sono stato un buon padre. Non ho saputo dar loro la felicità che avevo promesso. A nessuna delle due. Avrei potuto evitare molti errori, Domenica. Mi sono sbagliato tante, tante volte. Tutti noi abbiamo le nostre colpe, padrone. Ma è acqua passata ormai. E quando la mia bambina starà meglio, tutto si sistemerà in questa casa. Presto tornerà la piccola Vittoria. E io prometto che non farò più l'errore di rimproverarla. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa dica, non farò più l'errore di rimproverarla. Lo prometto. Oh, io non so più che fare, né cosa dire, né cosa promettere. Per farla tornare a casa. Non vi mortificate in questa maniera. Dio ci darà un'altra opportunità perché è misericordioso. Maria starà meglio, lo so. Sono sicura che guarirà. È sempre stata un angelo la mia bambina. E adesso è nelle mani del Signore. Venderei la mia anima al diavolo pur di vederla guarita. Al diavolo. Non dite questo, padrone. Domenica, cosa non farebbe un padre per vedere felici le sue figliole adorate? Calmatevi. Calmatevi. Li ho fatti insieme a Rinaldo.
non so farli da solo. Voi siete capace? No. Ma posso prepararti una bella torta di frutta? Non ho fame, grazie. E un po' di panna montata con lo zucchero? Non voglio mangiare nulla. Grazie. E se... se ti porto a fare un giro a cavallo? Io so montare soltanto il cavallo di Rinaldo. Rosalba, hanno bisogno di voi qui fuori. Cos'altro è successo? No, no, niente, ma si è accumulata molta roba e i soldati non hanno un uniforme pulita da mettersi. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. E Rosalba chi l'aiuta, eh? Torno subito, amore mio. La mia bambina, piccola mia. Giovanna, puoi andare adesso. E smettila di viziarla. Ma poverina, signore, io cercavo... Ti ho detto che puoi andare adesso. Oddio mio! Siete già svegliati. Bene. Con permesso, dottore. Va pure, Domenica. Siete più tranquilla? Sì. Avete un aspetto migliore stamane e ciò mi rallegra. Però... Dottor Paladini, che mi succede? Devo essere sincero con voi, Maria. Me lo impone l'amicizia che mi lega alla vostra famiglia. Vi ascolto. Io so che state attraversando un brutto periodo, me ne rendo conto. E che le cose a volte non sono come avremmo voluto che fossero. Ma devo avvertirvi che non è la vostra felicità ad essere in gioco. È la vita di vostro figlio che adesso è in pericolo. Mio figlio. Dottore, ditemi quello che devo fare e io lo farò. Non voglio perderlo. Non voglio perdere anche il mio bambino. Ho già perduto quasi tutto. Quasi tutto. Allora ascoltate. Dovrete stare a riposo e riguardarvi molto se volete che tutto vada bene. Lo farò. Perché questo bambino è la mia unica speranza. Ha bisogno di me per poter venire al mondo e io ho bisogno di lui per riuscire a guardare avanti. Farò qualsiasi cosa, dottor Paladini, perché mio figlio viva. Qualsiasi cosa. Soli adesso, Vittoria. Possiamo parlare con franchezza. Io non... Shh, da brava. Non vi stancate. Parlerò io, sono in condizioni migliori delle vostre.
Bene, ascoltatemi. Io non vi voglio chiedere perché avete fatto una cosa simile. E non vi farò pressioni perché me lo diciate. So bene che noi due non siamo amici, anzi direi il contrario. Voi avete una pessima opinione di me, so anche questo. Sia chiaro, può essere che voi non vi sbagliate, può darsi che abbiate ragione. Però vi avverto, Vittoria, io posseggo una buona virtù, almeno una buona virtù. Io so riconoscere il valore dei miei nemici. E voi, devo ammetterlo, siete, diciamo, un bravo combattente. Un degno avversario con cui misurarsi. Siete una donna molto forte, che affronta la vita con coraggio. Qualcuno contro il quale vale la pena di rompersi la testa. Una bella parete contro cui scontrarsi, rompersi la testa. E quello che avete fatto non è nel vostro stile. Non avete dimostrato coraggio, voi vi siete arresa. Non mi deludete, Vittoria. Io voglio vincere. Non voglio che abbandoniate la lotta. Vi credevo fatta di stoffa ben più resistente. Io non so assolutamente cosa vi stia succedendo, né perché abbiate fatto una cosa del genere. Però lasciate che vi dica almeno una cosa, che io so per esperienza. Le donne tebaldi possiedono una grande forza interiore e non si sono mai e poi mai arrese, perché sanno affrontare la realtà. Non ve ne dimenticate. Voi siete forte. Non ve ne dimenticate. Mi dispiace molto lasciare. Separarmi da tutti voi. Ma torneremo presto. Ormai non potrei più stare molto tempo senza vedervi. Tyrone! Tyrone! Amore, vieni qui. Di loro... Che cosa? Di loro che torneremo presto e che faremo la nostra casa qui, vicino al villaggio. Quando ritorneremo, tu stessa potrai dirglielo. Durante il viaggio io ti insegnerò la nostra lingua. Ogni mattina, ogni notte, in ogni momento. Ogni attimo con te mi sembra un sogno. Bevi, mia cara, ti farà bene. Grazie. È buona, vero? Non posso trattenermi oltre, i miei uomini mi aspettano. Vi sentite meglio? Sì. Per un momento mi è parso che sia stato unicamente un brutto sogno. E forse lo è stato. È passato ora. Meglio così. Guglielmo. Che c'è, Vittoria? Anche se non avrei mai pensato che un giorno vi avrei detto questo. Grazie.
E di che cosa? Posso andare via tranquillo adesso? Sì. Sicura? Sì, parola di nemica. Così mi piacete. Posso chiedervi un favore prima che ve ne andiate? Che sia l'ultimo, eh? Di tutto quello che è successo non ho una parola con nessuno. Parola di nemico. Sempre, figliolo. Però, anche se adesso è lontano. Però se n'è andato via. Se n'è andato perché ha molte cose da fare e molti ordini da eseguire. È un dolore. Un dolore così grande da renderlo tanto infelice. Lo so, figliolo. Non lo so. Quando torna, glielo voglio domandare. Non ritornerà mai più. Come è successo a papà. Guardate, è tornato il capitano. È tornato Monti. Bentornato, capitano. Bentornato. È tornato Rinaldo! È tornato! Non c'è molto tempo, Rosalba. Preparate le vostre cose se pensate ad accompagnarmi. Non sei rimasta in camera. Come ti è venuto in mente di vestirti così, come se dovessi andare a un ballo o chissà dove? E poi mi hai fatto prendere uno spavento terribile. Non avresti dovuto alzarti. Ti avverto che parlerò con tua zia Lucrezia. Allora staremo a vedere. Giovanna, di questo episodio non una parola con nessuno, mi raccomando. Se tu non vuoi che parli, devi promettermi che ti riguarderai. Ma io mi sto riguardando. Non credo che andare in giro da sola di nuovo sia aver cura della propria salute. Giovanna, già da tempo ho imparato che quando uno cade da cavallo, la cosa migliore che possa fare è risalirci immediatamente. Altrimenti il timore di poter ricadere non lo farà montare mai più.
E questo che c'entra? Non capisco. Anche la vita è così. Bisogna ricominciare a vivere. Quello che non so è come. Questo lo so io, invece. Dimenticando. Dimenticando. Non pensare più a quell'uomo. Cancellalo dalla tua mente per sempre. Tu sei giovane, hai tutta la vita davanti a te. No, non è così. C'è dell'altro, Giovanna. C'è molto di più. Una cosa che tu non sai. Che cosa, Vittoria? Che cosa? Di cosa parli? Come sono felice, Tyrone. Anch'io. Quando sei con me tutto mi sembra diverso, più bello. La luce del cielo, il colore dei campi. L'odore che sprigiona la terra dopo la pioggia. Il profumo della tua pelle. La madre terra che mi ha donato il suo frutto più prezioso, il tuo amore. Vai. Yapai. 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 Niente e nessuno deve tradire questo accordo. Fratello. Peñi. Peñi significa fratello, amico. Vuol dire che voi siete suo amico. Ah, ho capito. Peñi. 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 Entro pochi giorni voi avrete la fattoria, il raccolto, il bestiame. Peñi. Le terre sono vostre. Domattina all'alba leveremo nostre tende e partiremo. La mano. Siamo in piedi. Avete visto? È stato ancora più facile di quanto sperassi, padrone. Yapai. Yapai. Peñi. Peñi. È stato un accordo giusto, vero Berto? Un buon accordo. Sì. Andiamo. Un figlio. Un figlio. Adesso capisco tutto, poverina. Per questo eri così disperata. Giovanna, devi promettermi, me lo devi giurare, che quello che ti ho raccontato non lo direi mai a nessuno e resterà un segreto. Te lo giuro, certo. Te lo giuro sulla Vergine Santa, per te e per questa creatura che adesso vive nel tuo grembo. Nemmeno io riesco a crederci. Io, Vittoria, che aspetto un figlio. Un figlio da un uomo che non potrà mai amarmi. Da un uomo che io non potrò dimenticare per il resto della mia vita. Da un uomo che non potrò più rivedere. Giovanna, che ne sarà di me? Calmati, piccola mia, calmati. Devi essere molto forte. Devi essere forte e continuare ad andare avanti. Tutti ti aiuteremo, Vittoria. Però molte persone mi condanneranno, Giovanna. E per mio padre sono e resterò sempre una peccatrice. No, non per me, piccola mia. Né per tua zia, stanne pur certa. Per noi sarai sempre la nostra Vittoria, una donna forte e generosa. Un torrente di vita, una cascatella di allegria. Confidati con tua zia, sono sicura che capirà, sai quanto ti vuol bene. E farà di tutto per aiutarti, qualunque cosa, mia cara,
Fidati di lei. Aspettala, per favore, non te ne andare. Lei farebbe qualunque cosa pur di aiutarti, Vittoria. Lucrezia. Un altro. Mi immagino la faccia che farà Giovanna quando lo verrà a sapere. Oh. Sono nuovamente una donna sposata. Povera Giovanna, non credo che sarà molto contenta quando saprà che adesso siamo marito e moglie. So che per lei sarà difficile, però... Beh, ecco, forse si sorprenderà un poco. Ma ti rispetta, Tyrone, e ti ha sempre stimato. E poi sa bene che sei tu l'unico uomo. E che sempre lo sarai, Tyrone, l'unico uomo della mia vita. Hai parlato di quell'uomo come se non lo dovessi rivedere mai più. Ed è la verità. Quando se n'è andato mi ha detto che voleva morire. Però in quel momento era disperato, te lo rammenti, me l'hai detto proprio tu. Ed era angosciato, poverino. Ma era sicuro di quello che affermava. Io l'ho potuto leggere nei suoi occhi in quel momento. Perché forse in quel momento lui non aveva alcuna ragione per vivere. Adesso tutto è cambiato. La creatura che stai portando in seno è sua. È il suo figlio. E se è una persona buona, come tu mi hai detto, sicuramente questo bambino lo riconcilierà con la vita. Non perdere la speranza. Devi ritrovarlo. Cercalo. Raccontagli tutta la verità. Un figlio è sempre un buon motivo per ricominciare a sperare. Che Dio vi doni tutta la felicità che meritate, Rosalba. Ho già tutto quello che desidero, Francesca. Che altro potrei chiedere? Magari un bel vestito bianco e un prete. No, non mi serve altro. Addio, Rosalba. Sentiremo molto la vostra mancanza. Anche se non ci crederete, tutti voi mi mancherete moltissimo. Fateli mangiare bene, così ve li conquisterete. E non mi rimpiangeranno troppo. Se mi date la ricetta. Quella del mio stufato? Quella di come sposare un ufficiale. Addio, Francesca. Mettete questo. Non ce n'è bisogno. Grazie. Grazie, Leonardo. Ah! Ah! Addio! Addio. Ah! Ah! Buona fortuna, addio. Addio. Addio! 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 Addio!
Vittoria, dimmi a cosa stai pensando. Non è forse vero che ho ragione? Non credi che quando verrà a sapere del bambino tutto sarà diverso? Quanto mi piacerebbe che fosse così. Se almeno mi restasse una speranza. Ma tu devi averla, piccola mia, non ti arrendere. Che cosa hai da perdere? Cerca di ritrovarlo. Peggio non potresti stare. Sì, hai ragione. Peggio non potrei stare. Però dove cercarlo, Giovanna? Dove? In qualunque luogo, piccola mia. Nelle guarnigioni. E nei fortini. E in qualunque luogo. Sì. In qualunque luogo, hai ragione. Sì, hai ragione, Giovanna, lo voglio cercare. Sì, lo voglio cercare. Se Dio ha ascoltato le mie preghiere, il mio Rinaldo è ancora vivo, spero che mi permetterà di rincontrarlo. Sì. Giovanna, Rinaldo deve sapere che sto aspettando un figlio da lui. E deve saperlo quanto prima. Sì, sì. Bevete almeno un po' di mate, padrone. Sono giorni che non mangiate nulla. Grazie, Domenica, ma non potrei mandare giù niente. Però non potete continuare così. Dovete fare qualcosa. Sì. Quando Maria starà un po' meglio, voglio andare a cercare mia figlia Vittoria. La mia ultima speranza è che si sia rifugiata a casa di mia sorella Lucrezia. Dovrò parlare con lei e chiederle perdono. Dio voglia che sia così. Dio voglia che si trovi dalla signora Lucrezia. Non potrebbe essere in mani migliori. Andrà tutto bene, vedrai. Sì. Tutto. Permesso, signorina Vittoria. Vi auguro una buona giornata. Buongiorno. Ci sono novità. È appena arrivato Carlo con una magnifica notizia. La signora Lucrezia sta arrivando. Ah. Si trova già a poche miglia da qui. Grazie a Dio. Ma non vi ho ancora detto tutto. Sta arrivando con Tyrone. E volete sapere perché? Perché sembra che si siano sposati. Vergine Santissima, come? Voi non eravate al corrente che la padrona e Tyrone, loro due, insomma... Il fatto è che non ho avuto modo di dirtelo con tutto quello che è successo. Però in questi ultimi tempi Lucrezia ha capito che era molto innamorata di quell'uomo. Così tanto da decidere di sposarsi. Dice Carlo che da quando è qui non ha mai visto così felice la padrona. Mi sento bene, padre. E con l'aiuto di Domenica entro pochi giorni... Io non voglio lasciarti sola, figlia mia. Sto molto meglio. Davvero, padre. E starò ancora meglio se troverete Vittoria. Cercatela, per favore, dovunque sia. Il medico ha detto che non corro alcun pericolo. Devo stare a riposo, solamente questo. Se almeno... Guglielmo fosse già a casa. Ma arriverà. Riportatemi Vittoria. Fatela tornare a casa. Vi supplico, padre. Io sto bene. E starò bene. No, io non posso restare qui, Giovanna. Perché? Se Lucrezia ti aiuterà in tutto e per tutto. Ed è proprio per questo che non voglio fermarmi. Non posso rovinarle questo momento, non ti rendi conto? Giovanna, per la prima volta nella sua vita, mia zia è felice. Non voglio essere io ad amareggiarle la vita con i miei problemi. Oh, non dire così. I tuoi problemi sono anche i problemi di chi ti vuole bene. No. No. Così è sempre stato, ma adesso basta. Ora, ognuno deve pensare a se stesso. Soprattutto Lucrezia. Me ne vado, Giovanna. Oh, è una follia, ma dove vuoi andare? Andrò dove possa lasciare vivere in pace mia zia. E riesca a non rivedere mai più la mia famiglia. Ti prego, abbi cura di mia figlia, mi raccomando.
Non mi separerò un solo istante dalla piccola Maria. Non la farò muovere dalla sua camera per nessun motivo al mondo. Dio voglia che a Villa Speranza troviate la nostra vittoria. È quello che mi auguro. Grazie, Domenica. Non posso essere di peso a mia zia adesso, me ne devo andare subito. Ah, non posso lasciarti andare via così, non me lo perdonerei mai. Devo trovare un posto dove nessuno mi venga a cercare. Aiutami a preparare le mie cose. No. Io vengo con te, non ti lascerò da sola. No. Non ti permetterò di abbandonare mia zia, sei la sua mano destra. Vittoria, io sarò più utile a te in questo momento. Lucrezia ha suo marito, che avrà buona cura di lei. Lascia che ti aiuti. Tu non puoi andartene da sola. Non mi dire di no, Vittoria, perché sarei capace di seguirti dappertutto come se fossi la tua ombra. Grazie. Grazie, grazie. Giovanna, il tuo affetto mi dà la forza per continuare a lottare. Però dove andremo? Ecco, non molto lontano da qui. Mio padre ha un piccolo podere. Si trova vicino ai campi della tenuta, però... Certo, la casa è stata abbandonata molto tempo fa e quindi... Però se cerchi un posto dove nasconderti, quello è sicuramente un buon rifugio per qualche tempo. Sì, va bene. Va bene. Non voglio che mi trovino. E lì nessuno mi verrà a cercare. No. Domenica, e se Vittoria non fosse a Villa Speranza? Non devi pensare al peggio, bambina mia. Devi pensare a tuo figlio. Sì, hai ragione. Devo pensare soltanto a lui. Voglio che nasca sano e forte. È lui la mia speranza, Domenica. E così sarà. In questa casa si tornerà a sorridere. Io so che il signore Emanuele troverà la nostra vittoria. E tutto tornerà ad essere come una volta. Anzi, non come una volta, meglio ancora di prima. Non starai sognando? Perché no? Bisogna pensare solo a cose belle quando si aspetta un bambino. Sì. E cosa c'è di più bello che tornare ad essere tutti uniti? Adesso non ho tempo per darvi spiegazioni. Dovete trovare quell'uomo, costi quel che costi. Tenente Rinaldo Monti. Sì. Sì. Dalle ultime notizie che ho di lui so che è partito per il nord. Là dove il pericolo è maggiore. So che è molto difficile quello che vi chiedo, però c'è in gioco tutta la mia vita, Bruno. Anche se dovessi percorrere cielo e terra, io vi assicuro che ritroverò quell'uomo, signorina. Ve lo prometto. Confido in voi. Ah, un'altra cosa. Di tutto questo non una parola con la signora né con nessun altro. Ve lo giuro. Ah. Cosa? Dove potrò cercarvi quando avrò notizie di quell'uomo? Io andrò con Giovanna al podere che era di suo padre. Sapete dov'è? Sì. Allora vi aspetterò lì, intesi? Sì. Bruno, nessuno dovrà sapere che sono lì. Soltanto voi e Giovanna ne siete al corrente, è chiaro? Nessuno lo saprà mai. E naturalmente a questo penserai tu. Oh mio Dio, Vittoria! Ah, che gioia, che bella sorpresa! Sì, Lucrezia! Ah, oh, tesoro, Vittoria mia adorata! Ah, che gioia, che gioia! Sarai la prima persona a saperlo. Tyrone e io ci siamo sposati. Già, lo sapevamo e ti faccio tanti auguri. Ah! Vi faccio tanti auguri. Affinché Dio voglia che qualcuno in questa famiglia sia felice.
Bene, credo che mentre si preparano i festeggiamenti per il nostro rientro, e se mio marito non si oppone, la mia cara nipotina e io andremo a confidarci qualche segreto, vero? Permesso, 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 andiamo, andiamo! Che gioia, Vittoria! Un'altra volta, Lucrezia. Ma come, se sono appena ritornata a casa? Non puoi andartene proprio adesso, Vittoria. È che sono qui da diversi giorni. Ma davvero? Ma non volevo andare via senza averti rivista. Sapessi come sono felice per te, Lucrezia. Dopo tante sofferenze, finalmente hai trovato l'amore. Davvero, zia, sono ammirevoli la tua forza d'animo e il tuo coraggio. Proprio per questo. È un buon momento perché... perché tu rimanga qui con noi, tesoro. Non posso. Mi piacerebbe, però non posso. Io voglio invece che tu resti qui con me. Vittoria, sono al corrente di ogni cosa. So del periodo trascorso in convento. So del tuo litigio con Maria. Lei è stata qui. E te l'ha raccontato lei? Sì. So che adesso è pentita per tutto quello che ha fatto. Sia Lucrezia, non è questo il punto. Però no, adesso... non c'è bisogno che tu mi dica altro. Comprendo perfettamente, Maria. E non ho voglia di ricordare quello stupido litigio. E... a proposito del mio ritiro in convento, è stata una delle mie pazzie. Sì. Te l'immagini, io in un convento. Devi aver sofferto, sofferto molto. Per questo, io non voglio che tu te ne vada. Desidero poter trascorrere un po' di tempo con te, Vittoria, adesso che possiamo tornare finalmente a sorridere. Certo che torneremo a sorridere. Lo faremo, però non adesso. Io sto bene, non preoccuparti. E la prova è che ti sono venuta a trovare per salutarti prima di partire. Beh, diciamo che devo soltanto dimenticare alcune cosette per stare davvero bene. Però ho già fatto un bellissimo programma e sono molto emozionata. Voglio fare un viaggio. Voglio fare un lungo viaggio che mi aiuti a dimenticare tutto quello che è successo. Il mio errore quando credevo di voler sposare Adalberto. Il mio litigio con Maria, il mio amore impossibile per Rinaldo, tutto, tutto. Prima di ogni altra cosa voglio andare a Cordova. Devo parlare con Adalberto e poi partirò per l'Europa. Lontano da tutti. Ma come? Tu mi hai sempre parlato dei tuoi viaggi. Di quanto ti hanno aiutato a superare il dolore e a darti forza. Sì, ma nello stesso tempo mi sono sentita molto sola. Beh, ecco, riguardo a questo io vorrei chiederti una cosa, un favore veramente speciale. Sì, qualsiasi cosa. Vorrei portare con me Giovanna come dama di compagnia. Lei ha detto che è d'accordo. Ma sì, porta con te Giovanna. È l'unico modo perché io possa stare tranquilla. Grazie, Lucrezia. Io farò tutto il possibile affinché Vittoria stia bene. Allora adesso è tutto sistemato. Me lo auguro. E spero che questo viaggio ti aiuti a tornare ad essere nuovamente la Vittoria coraggiosa, saggia e felice che ho conosciuto io. Te l'assicuro, Lucrezia. Te l'assicuro. Domenica, mi puoi dare il mio lavoro all'uncinetto? Voglio lavorare anch'io per mio figlio. Questa è la mia bambina. Così mi piace. Avanti. Voglio proprio vedere chi finirà per prima. Sicuramente finirai prima tu.
Però il mio sarà molto più bello. Ah, così mi piaci. Polemica con la tua vecchia Domenica. Però io lo sono ancora di più. Così diventerai sempre più forte, bambina mia. Mi sentirò veramente forte quando terrò mio figlio fra le braccia. E mia sorella Vittoria sarà accanto a me. Giovanna, per adesso le lascio sulla veranda. Sì, io prenderò le altre. Molto bene. È arrivato il momento di salutarci. Ti auguro di essere molto felice. Te lo meriti. Ti voglio bene tanto, tanto. Anch'io, tesoro. Ah, questo è per te, Vittoria. Che cos'è? È del denaro. Suppongo che tuo padre ti avrà dato il denaro necessario per poter sopravvivere. Ma questo invece ti servirà per qualche piccolo passatempo. Non posso. Per favore. Io non ne ho alcun bisogno. E tu saprai farne buon uso, Vittoria. Avanti, prendilo. E poi è un regalo, non lo disprezzare. Grazie. Sii felice. E cancella il passato. Dimentica tutto. Dio dà sempre a ciascuno di noi un'altra opportunità. Io lo so. Non dovremmo essere lontani. Una volta oltrepassato il ruscello dovrebbero mancare circa 10 miglia. Non vedo l'ora di arrivare. Un posto nuovo. È l'inizio di una nuova vita. Una nuova vita. Sono molto contento di questa destinazione. Da queste parti... Ah! Da queste parti ci sono pochi indios. Il fortino è un posto tranquillo. Non è certo come l'altro che invece era un inferno. Per me è stato un paradiso. Perché lì vi ho conosciuto. Ah! E se laggiù trovassimo il diavolo in persona non mi importa. Perché saremo insieme. Vai, bello! Ah, mi sembrava. Mi sembrava di essere partito anche con un bambino, non è vero, Augusto? Manca molto. Io mi sono stancato. Quando si arriva? Credo che tu ti sia svegliato al momento opportuno. Se non mi sbaglio, quello deve essere il fortino. Oh, sì! Laggiù si intravede qualcosa. Guarda, guarda, Augusto. Sì, deve essere proprio quello. Vai, bello, vai. Ah!